Alpino della Settima è nato come un discorso contro la guerra, evitando i luoghi comuni soliti. Abbasso la guerra, viva, eccetera, la solita retorica. Cioè, arrivando a vedere come posso dire, quello che resta di grave nella gente per colpa della guerra. Cioè è un documentario intimista, però alla fine salta fuori proprio il discorso, diciamo anche feroce, perché questo era il mio intento, proprio contro la guerra. Cioè è una famiglia che la guerra ha distrutto. Il figlio non si è sposato anche per il motivo che adesso dividerò, non si è sposato proprio per questo motivo, cioè è per stare vicino alla madre, che è rimasta vedova, marito caduto in Dolomite, esattamente in una zona delle Tre Cime di Lavaredo, e mai più ritrovato. Questo ha determinato un dolore inestinguibile in tutta la famiglia e ha distrutto la famiglia. Lei, la moglie di questo soldato ignoto, chiamiamolo così, è morta di crepacuore. Il figlio si è messo in testa di cercare i resti del padre lì in Dolomite, frugando tra le rocce. Un discorso un po', se lo vogliamo vedere dal lato della normalità, diciamo, no? Un po' assurdo, un po' folle, come i paesani lo definivano. Ma lui ha insistito per tutta la vita, non si è sposato, e per tutta la vita ha setacciato, ha passato metro per metro, centimetro per centimetro, il caso di dirlo, queste rocce, questi buchi, questi sassi, queste fessure dove lui andava, entrava, pensando di poter trovare il padre. Discorso ovviamente assurdo. Il padre, i resti del padre non li troverà mai. Il piastrino che lui cercava, dice, ci saranno delle ossa magari non riconoscibili, ma c'è pur sempre il piastrino. Non ha trovato nulla, ovviamente, perché assurdo è il concetto, ma lui non ha desistito per tutta la vita. Allora, io non ho mai fatto nulla di paesaggistico, però in questo caso, cercando abilmente con mestiere, cercando di dare alle spalle di questo personaggio, di dare una visione ben precisa, ben definita anche del paesaggio fantastico delle Tre Cime di Lavaredo e di ciò che circonda le Tre Cime di Lavaredo. Per cui è una sottolineatura questo cercare anche il punto essenziale di un taglio di paesaggio, è una sottolineatura della distanza che c'è tra questa bellezza che tutti conosciamo e questa enorme tristezza e questo disastro psicologico e morale di quest'uomo che va a cercare il padre in un posto dove non lo troverà mai. E questo è chiaro nel lavoro, fin dall'inizio, è chiaro che è un'illusione di una persona di quel tipo lì, ma è chiaro che non troverà mai il padre, lo sappiamo, lo spettatore lo capisce immediatamente, sappiamo che non lo troverà mai, però c'è questa famiglia distrutta dalla guerra, quindi moltiplicando per 1.000, per 10.000, per 100.000 queste famiglie, noi diamo un colpo, diciamo, netto contro la guerra. Thank you.
Siete stranieri, lo so. Vi vedo dalla faccia, dalle scarpe che portate, da come mi guardate. So cosa volete. Sapere che cosa faccio. Che cosa fa un uomo che fruga tra i sassi e la neve con le mani. Ebbene ve lo dico. Cerco le ossa di mio padre, morto quassù, nella guerra del 18 e mai più ritrovato. È una promessa che ho fatto a mia madre in punto di morte. Figliolo, mi ha detto, so che non avrò terra finché quel pover'uomo rimarrà lassù, sperduto, chissà dove. Gli ho voluto tanto bene da vivo che almeno da morto mi rimangano le sue ossa. Lo avrai, mamma, ho detto. Lo avrai, te lo giuro. Il mio paese è qui sotto, in valle, Auronzo. Conoscete Auronzo? Per me sarebbe il più bel paese del mondo se ci fosse mio padre degnamente sepolto. E invece, no. Adesso sapete tutto. Vi prego, lasciatemi in pace. Non c'è niente da vedere qui. Bombe, schegge, trincee, montagne forate come pan di burro, desolazione. Vi pare bello? No, ma se proprio volete fate pure le fotografie. Possiamo chiacchierare. Ma ho poco tempo. E poi sono un povero ignorante, non so parlare. Io parlo bene soltanto da solo. Sì, giù al paese cercano di prendermi con le buone. Ma perché ostinarti, mi dicono? Perché cercare ancora dopo 50 anni? Una granata da 305 lo avrà polverizzato, chissà. Le ossa sperdute in queste immensità di montagne, sotto i nevai eterni. Ma dove vai? È morto e basta. Avete capito? Mi credono pazzo, pazzo. No, no, non è stata una granata da 305 a sbriciolarlo. Io lo sento. Deve essere intatto in qualche posto, dentro un crepaccio, magari lì, sotto una coltre di terra alta tre dita, dove i turisti si siedono a mangiare. Se nessuno si è preoccupato di cercarlo, lo cerco io. Ammazzare la gente in guerra si fa presto. Poi ti lasciano lì. Le ossa di un poveraccio non servono più. Li incontri per la strada, ti battono una mano sulla spalla e ti dicono: coraggio, è morto per la patria, tuo padre è un eroe, vivrà in eterno. Ti offrono un bicchiere di vino e tutto è finito. Figlio, diceva mia madre negli ultimi anni, se tuo padre è rimasto lassù come dicono, ci sarà pure il suo piastrino poggiato sulle ossa. I corvi non avranno mica mangiato anche quello. Ci sarà pure scritto il suo nome, Larese Antonio, settimo Alpini, nato a Auronzo. Cercalo, portalo qui in cimitero. Gli faremo una bella lapide con la scritta morto nella guerra del 18 sulle tre cime di Lavaredo, oppure sul Paterno o sul Monte Piana. È ritrovato dal figlio Michele, cui riposa in pace. La morte di tuo padre mi ha fatto venire il mal di cuore, ma se tu mi riporti le sue ossa, so che guarirò. Non è guarita, e ormai è tardi anche per me. Cosa volete che viva ancora? 3, 4, 10 anni? Se non faccio presto, a che cosa è servito il giuramento? Io ho vergogna che le mie ossa siano ben sistemate dentro la cassa, tranquille, vicino a mia madre che è tutta rannicchiata, piena di tormento. Tre cime di Lavaredo, Paterno, Quota 11, Montepiana. Qui sotto i miei piedi in una settimana sono morti in 40.000. 40.000. Figliolo, tuo padre è uno dei 40.000. 80.000 scarpe. Mamma, guarda. Forse questa scarpa è quella del tuo uomo. Forse. Ma no. Chissà quale piede è marcito qui dentro. Chissà. Ti sposi, ti nasce un figlio, lo guardi negli occhi e gli vuoi tanto bene che sei perfino ubriaco. E poi, eccolo qua, una scarpa marcia. Ah, meglio essere soli come me e averli nel pensiero, i figli. E tu,
Chi sei tu, povero amico mio? Non sei mio padre, lo riconoscerei all'istante. Dov'è il tuo piastrino? Ignoto. E ti terrò con me, ti darò sepoltura, in un cimitero di amici, in un paese tranquillo, in una valle verde dove starai in eterno. Non mi potrai dire quanto hai sofferto quel giorno lontano, né chi ti ha messo due palmi di terra sulla testa, frettolosamente, né quanti hanno aspettato il tuo ritorno. Chi sei, soldato? Gente, amici, ditemi che sono pazzo se volete, ma prima guardate qui, ragioniamo un po' insieme. Io non ho mai ammazzato nessuno. Non ho mai fatto offese a creatura vivente, neanche con una cattiva parola. Ditemi pazzo, ma io vi voglio bene. E lo posso anche gridare. Ma venite qui con me e ragionate. Questo è il Monte Piana. Queste trincee, questi tratturi e gallerie le hanno scavate braccia umane per la patria. Di qua parlavano tedesco, di là parlavano italiano. Si sono massacrati come cani, guardandosi negli occhi, col freddo, sotto zero. Ditemi che sono pazzo, se avete coraggio. Lo sapete che sotto i fiori di genziana c'è un povero diavolo col cuore spaccato da un colpo di fucile? Le stelle alpine mi fanno ribrezzo perché sono nate nel cranio di un soldato. Davanti a voi c'è un uomo che cammina tranquillo, sano e robusto. E la sera torna a casa dal lavoro, stanco e felice, e ride, scherza con la moglie, gioca a nascondino col bambino, mangia la minestra e guarda la neve che cade. Poi un giorno sparisce di colpo, per sempre, sotto un ghiaione, dentro un nevaio, chissà dove. E nessuno ne sa più niente. Zero. Sparito per sempre. Come se non fosse mai esistito. Neanche le ossa, neanche ignoto. Ma vi rendete conto? Cos'è per una moglie? Per una madre? Per esempio, ti ricordi, mamma, le parole di quel generale quando ti diede la medaglia di bronzo nel 25? Dille, dille, non avere paura. Io piangevo e lui mi disse: vergognati a piangere, tuo marito è un eroe. Chi per la patria muore, vissuto è assai. Va a vedere che la nostra pelle non vale più che zero. E se non ti accoppano con una schioppettata, c'è da vergognarsi. Signor generale, noi siamo poveri montanari ignoranti e abbiamo capito bene quelle parole. Tant'è vero che io non mi sono sposato per non avere figli da far accoppare. Le piace questa? L'altro giorno c'è stata la messa qui alle Tre Cime per i morti in guerra. C'era il vescovo e io gli ho detto: mia mamma non ha pace, io non ho pace. Ma le pare giusto, signor vescovo? E tu vai a disturbare il vescovo? È una brava persona. Mi ha detto: c'è ancora troppa cattiveria nel mondo e noi preghiamo e lottiamo perché gli uomini ritornino tutti fratelli come Dio li ha voluti. Lo ha detto anche Papa Giovanni, l'ho detto. E lui? Sì. Soprattutto Papa Giovanni. Io vivo qui sulle creste, gli ho detto. E sono 30 anni che non vado più a messa. Non ho tempo. Lui mi ha guardato senza rancore e mi ha dato la benedizione. Ego te assolve e benedico in nomine Patris et Filii et Spiritui Santo. Amen. Thank you.
Eppure vedete, gira gira, ritorno sempre qui, sulle Lavaredo. Questi maledetti crepacci. Non so, ma sento qualcosa che mi dice che lui è qui. È vero, mamma? Ricordi? Ricordi cosa ti disse esattamente quel reduce? Mi disse, signore, ero con lui sotto la cima piccola. Mi parlava di Auronzo, della moglie, del suo bambino. Poi ci fu l'attacco e non lo vidi più. Io qui ho guardato dappertutto, per anni e anni, ogni estate, sasso per sasso. E ogni volta poi mi perdo d'animo e dico, ah, qui sotto non c'è più niente. E invece basta scavare qua e là e salta fuori sempre qualcosa. Una scarpa, un pezzo di stoffa grigio-verde. E io metto via, porto a casa. Non si sa mai. Dicono che a volte basta un pezzetto di stoffa marcita per riconoscere un morto. Cosa ne dici, mamma? E poi è sempre un'opera buona raccogliere i ricordi di questi poveri diavoli. Almeno io la penso così. Solo che bisognerebbe avere la forza di non so chi e poter guardare sotto a questi massi. Ma chi ci mette occhio lì sotto? Ci vorrebbe la dinamite. Incominciare da un lato e avanti, a tabula rasa. Lo so. Ma io, mamma, cosa posso fare da solo? Le autorità lo potrebbero fare, certo. Ma chi ti dà ascolto oggi, dopo tutti questi anni? E poi neanche le autorità potrebbero. Forse. Non è mica un lavoro facile. Tante volte mi viene persino da ridere a pensarci. Vi immaginate, ti immagini, mamma, se io vado lì e dico, sentite, dato che lì sotto c'è mio padre con tanto di piastrino di riconoscimento, bisognerebbe far saltare in aria tutto. Ah, bisogna fare da soli, piano piano, un pezzetto per giorno. E non importa se la gente ti guarda come un matto e ride. Con pazienza, finché capita che finalmente trovi quello che cerchi, se non muori prima. Perché, mamma, la mia paura è quella di morire prima. Sento gli anni anch'io sulla gobba ormai, e tante volte mi prende la disperazione di non farcela più. E vorrei chiederti scusa, mamma, e chiedere scusa anche a mio padre. Michele, figliolo caro, tu hai fatto quello che hai potuto. Hai perso la vita su per le creste. Io ormai sono rassegnata. Ma è stato un brutto destino. E vuol dire che tuo padre lassù avrà una tomba fatta di neve. Ma tu scendi, sei stanco ormai e non hai nessuno, non c'è un'anima che pensi a te, nessuno che ti lava un fazzoletto e ti scalda una scodella di minestra. Michele, ti voglio tanto bene. Lascia che ti dia un bacio. Ma sono solo momenti, mamma. Poi alzo gli occhi, vedo le tre cime su, in mezzo alle nuvole. E allora mi passa la stanchezza, l'avvilimento. So che tornerò su tutte le estati. Le rocce, i ghiaioni, le montagne hanno vinto loro ancora una volta. Mamma, perdona. Assomiglia a tuo padre, figliolo. Proprio come lui. Affettuoso, cocciuto, ostinato. Dici sul serio, mamma? Gli assomiglio anche come viso? Sì, Michele. Eri troppo piccolo, non puoi ricordartelo. Camminavi appena. Ti nascondevi dietro la porta della cucina e lui ti cercava. Fingeva di non trovarti. E tu ridevi. Ridevi e fuggivi. Ricordo una figura alta, coi grandi baffi. E il viso non lo ricordo. Le mani non le ricordo, la voce non la ricordo. Solo un fantasma scuro ricordo. Piangeva scendendo il sentiero, la sera che è partito. Ti teneva stretta in braccio. Ti diceva, coniglietto mio, papà tuo non giocherà più con te a nascondino dietro la porta. Ma papà tornerà. E ti farà crescere bello e forte, prepotente e senza paura. E poi verranno altri fratellini, tanti. E quando sarò vecchio, mi verrete tutti intorno.
E sarà dolce morire nel mio letto guardandovi negli occhi. Sarà dolce. Sta zitta, mamma. Sta zitta. Non tormentarti e non tormentarmi. Io piango per due morti. Per te e per mio padre. Arrivederci. Io torno lassù. Sia come vuoi tu, figlio. Sia la tua volontà. E lo troverò, mio padre. Lo troverò. Cercherò ancora, sempre. Gratterò le montagne, cercherò. Cercherò finché avrò forza. Finché avrò unghie per frugare tra i sassi. Lo troverò. Poi sarà bello dormire qui, a fianco a te. Io, te e mio padre, senza più un lamento. Finalmente in pace. Dicono che sono matto, che non troverò mai due ossa sotto un nevaio, che una guerra così lontana ormai non si ricorda più. Ma ti pare giusto, mamma? La gente dimentica presto, o finge di dimenticare. Se non fosse così, la vita forse sarebbe migliore. Se ci fosse mio padre, Auronzo, te l'ho già detto, per me saresti il più bel paese del mondo. Forestieri, guardate pure se volete. Tanto lo sapete benissimo dove vado. Io ho già detto tutto. E non importa se anche voi pensate che sono pazzo. Non importa. Vuol dire che non mi sono spiegato, perché sono un povero ignorante.